Questo è un problema un pochino più, diciamo, è più problematica la cosa, però sicuramente lo faremo. Già ho attivato dei tavoli sia con l'ERSU che con il polo universitario, proprio perché dobbiamo sederci tutti insieme e stabilire quali sono le priorità e sapere chi cosa deve fare. Lei ha un'idea, un obiettivo personale? L'obiettivo personale è quello di rilanciare sicuramente il consorzio, quello di aumentare l'offerta formativa, quello di far star bene i ragazzi, perché è questo quello che dobbiamo Comunque il fare. consorzio ha già una base abbastanza forte da cui ripartire. Penso proprio di sì, però non è sufficiente. Dobbiamo continuare, dobbiamo confrontarci con il rettorato, dobbiamo confrontarci con l'ERSU, dobbiamo rendere dei servizi agli studenti. Gli studenti devono essere contenti di frequentare il polo universitario, gli studenti dobbiamo incentivarli a restare qui e non certo ad andare a trovare altre università al di fuori della loro città di Agrigento, al di fuori della provincia e quantomeno anche al di fuori della Sicilia. Quali corsi innovativi vorrebbe far partire ad Agrigento? Ma per esempio ipotizzo un corso di archeologia, per esempio ipotizzo anche un corso sull'intelligenza artificiale laddove si potesse fare. Dico, ci sono grandi programmi, grandi progetti, vediamo cosa riusciamo a trovare.